Ho letto che, ho letto che Origene, uno tra i principali scrittori e teologi cristiani della Chiesa Primitiva, nella sua opera dei Principi, dice «Ciascuna anima perviene su questa terra temprata dalle vittorie e sconfortata dalle sconfitte ottenute nella sua vita precedente». La sua posizione in questo mondo è determinata dalle sue azioni precedenti e per contro ciò che essa riuscirà a ottenere in questa vita servirà come credenziale per la prossima. Come mai un padre della Chiesa parla di reincarnazione? Commento. Perché la reincarnazione è un concetto antichissimo. Che risale alle civiltà dell'Oriente e in particolare a quella indiana e buddista. La Chiesa cattolica ha accordato alla filosofia della reincarnazione fiducia per molti secoli, fino al concilio di Costantinopoli del 553, quando Teodora, la moglie dell'imperatore Giustiniano, fece sì che la Chiesa rinnegasse l'ipotesi della reincarnazione. Si dice che Teodora temesse di dover scontare in un'altra vita gli effetti della sua vita dissoluta. La Chiesa cattolica rinnegò perciò tale teoria e ne perseguitò gli assertori.